Benvenuti sul canale di Access 00, benvenuti a Chorus. Il gioco è sviluppato ed edito da Deep Silver e Koch Media. Le piattaforme su cui lo potete trovare sono PlayStation 4, 5, Xbox Serie XS, Xbox One e Steam. C'è anche su Google Stadia, insomma è un po' dappertutto praticamente. Vediamocelo subito, non voglio perdermi tempo in chiacchiere. Trovate tutto quello di cui avete bisogno, cioè link vari agli store eccetera, agli sviluppatori, tutto quello che volete in descrizione del gioco, del video scusate, in descrizione del video ovviamente. Perciò nuova partita, ho messo tutto a palla, la grafica è completamente a palla, siamo su PC in questo caso, la versione è quella Steam, quindi è la massima risoluzione grafica che potrete mai vedere in pratica, tanto su PC è così, funziona così, quindi bene in questo modo, bene averlo su PC. Qui abbiamo un po' di impostazioni nella partita, noi come difficoltà lasciamo media, perché si sa mai, morte permanente, non mi sembra il caso di fare una partita hardcore, visto che è la prima volta che lo faccio partire insieme a voi. Lingua, come vedete c'è l'italiano, tanta roba, continuiamo, ci sono anche i sottotitoli, i gamma li lasciamo così perché tanto YouTube un po' scurisce, quindi non si sa mai. I'm Nara. I wanted peace and safety for people. I wanted chorus, eternal harmony for everyone. Taught by the great prophet himself, I saw him as the father I never had. He was kind, a healer helping the sick, and a true guiding light for us all. I became his best pilot. His executioner. My talents and those of other elders were revealed. He taught us to tap into the ether and unleash gifts that lay suppressed inside us. The same powers the menacing faceless harness from inside their void. Nothing was able to stop the power of the circle. Nothing was able to stop me. But then he changed. Something happened, and suddenly no sacrifice was too much. Nimica Prime. A rebellious world refused the harmonious doctrine of Chorus. An order was given, one which every elder must follow, even if they disagreed. Destroy that planet, Nara. I hesitated. You can refuse, Elder. But I didn't. I gathered all my anger. And billions died. I heard them scream. That day I left the circle. Turned my ship towards the rift, ready to stop it or die. Keisha died first. Urum soon followed. Awan, my brother in Chorus, was hit. So I left him behind. I left them all behind. And I fled. Siamo un pelo potenti, ma giusto un pelo. Sono stato zitto perché è allucinante. È veramente una storia abbastanza toccante, più che altro. Siamo passati da essere dei carnefici a tutti gli effetti, addirittura distruttori di mondi, cioè boia, all'esserci pentiti di quello che abbiamo fatto in pratica. Sono molto curioso di scoprire come si dipanerà la storia. Molto curioso. I filmati intanto sono una bellezza sconcertante. Ok. Transmitting. Non ditemi che il codice è quello scritto sul portellone, non vi... Ok, noi lo sapevamo già il codice, vero? No, tanto per dire, non mi sembra un codice di sicurezza fenomenale, cos'è quello? Abbiamo poteri allucinanti, faremo veramente faville. Basta che non mi dite che devo guidare dentro a quel coso, a quella struttura. Malissimo.
Ok, sto... Potrebbe andare peggio, effettivamente. Sto giocando con il pad della Xbox One. Ripeto, siamo da PC. Sensibilissimo, forse dovrò... Ma neanche noi. Cavolo. Who betrayed them? Never found out. A power cell. Proviamo a raccoglierle così, ok. Bene, funziona. Perfect. This Neju tech could power the enclave for years. If the circle doesn't find us, I can still reach out with my right of senses. Premi A per usare il rituale della percezione di Nara. Va bene. Per evidenziare gli oggetti rilevanti della missione nello scenario. Ah, ok, quindi li troviamo così. Benissimo. Perciò dovremo andare un po' in cerca di oggetti. Io sto andando relativamente piano perché credo sia la massima velocità che posso raggiungere qui dentro. No! Aia. L'avevo visto e ne avevo lasciato uno dietro. Fermi un po'. Per usare il rituale occorre energia. La barra d'energia mostra quanta ne è al momento. Ah, ok. Credo sia... Va bene, per ora è ok. Cerchiamo un po' di raddrizzarci. Che figata sta cosa. Sì. Questo è per evitare i colpi. Quando ci attaccheranno. Bellissimo. Dua barrel roll. Scusate, ma mi è partito. Era scontato. Torretta. Distanza di tiro superiore stazionaria. Tieni premuto B per abbandonare. No, no, aspetta, aspetta. Cerchiamo di vedere un po' come sparare. ZR? Ok, sì, vabbè. RT, dai. Dai, dai, dai. Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Ah, ce n'è un'altra qui? Non l'avevo vista. Ok, andata. Quindi, dove lo trovo il... Aspettate un po', magari lo facciamo... Ce lo facciamo dire cos'è che... Cos'è che devo sparare? Tipo, qui dietro ci si entra in qualche modo? Sembra di sì. Ma c'è anche ben protetto sto posto. Devo far saltare o la prendiamo? La prendiamo, va bene. Più usi un sistema o un'abilità, maggiore sarà la tua maestria. Livelli di maestria più alti ti daranno bonus più potenti. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Piace da morire sta cosa, quindi... Ci saranno anche delle abilità che andranno a potenziarsi in maestria. Mi ricorda un po' il sistema di The Elder Scrolls, no? Grazie. Appunto. Ce lo sappiamo, ce lo sappiamo. Tra un po' mi andrò malamente a stampare in queste transenne. Io lo so, in questi cosi, queste paratie, in tutto quello che vedete. Mi stamperò perché mi succederà a breve. Vi ripeto, graficamente è qualcosa di bellissimo. Veramente di eccelso. Wow. The perfect circle target. Moving in. I still have space for more power cells. Are you okay, Nara? È più o meno. Nothing, Seth. Just remembering something. The pain's still there. Deep inside. Premier LT per dare un impulso. Oh! Mamma mia, che botta! Chi è che mi ha sparato? Ah. Velocità. Ok. Ci allarghiamo, Ale, perché stai passando comunque in mezzo a dei postacci. I knew what had happened here, but seeing it, all those people, the dreams, plants, all dead. I know. It's cult work. My work. Once, I perfected those very doctrines.
Credo che quella che vedete quando spariamo accanto al birino sia semplicemente il surriscaldamento delle armi. Quindi dobbiamo fare attenzione a non surriscaldarle, perché altrimenti presumo che smettano di sparare. Aia. Calano di brutto. E qui c'è pieno di torrette nemiche, quindi devo stare abbastanza attento. Ok, devo trovare le altre celle di energia. Non so dove siano, perché è pieno di torrette, quindi non riesco a muovermi senza dover attaccare, doverli sparare. Ok, devo rifare un'altra volta questo. Bene, qui c'è qualcosa. Credo sia semplicemente un impulso questo. Anzi, energia. Ok, no, era una power cell, perfetto. Get out of there. Come home, Lara. Aia. What are you hiding? There's nothing out there. People are waiting for the power cells. I need to stay inside. Io speravo e pensavo si potesse uscire anche da lì. Io speravo male, ovviamente. Vediamo un po' di usare questo impulso. Peccato che in X4, non so se avete presente, il gioco ovviamente è diverso da questo. Però è un peccato che non abbia questa qualità grafica e più che altro che sia ben ottimizzato in questo modo. Ok, schiviamo e via. Perché questo è ottimizzato veramente da Dio. Attacca spesso in gruppo, scafo debole, gazza pirata. Via. Ma anche no. Cerchiamo di andare a prendere sta cosa. Che cosa? Premi A per percepire? Dannazione. Ah, le devo distruggere? Ah, ok. Bene. Io speravo di dover scappare e basta. Invece col cavolo. Ma sono bombe, le dobbiamo sparare. Cosa sono esattamente questi cosi? No, li prendiamo e sono crediti. Ah, urca. No, allora fermi, fermi tutti. Qui si parla di soldi. Attenzione. Questo è importante. Ok, qui è una cosa importantissima quando si parla dei sordi. Allora, le posso bloccare in qualche modo? No. Quindi devo semplicemente farle fuori e stare ben attento. Bellissime le esplosioni, che figata. Figata pazzesca le esplosioni. Sono qualcosa di bellissimo. Oh mamma mia, che bello. Gioia per gli occhi. Questo mi sta trapanando. Dov'è? Un po' se lo becco in questo modo. Dove sei, maledetto? Forse ce l'ho dietro. Sì. Occhio e croce, sì. Ora ti seguo e ti becco io. Ha! Yes. Grandi. Rest in peace. Usa il rituale di percezione. Ok, per percepire il ricordo. Mamma mia, che figata. Quindi sono ricordi quelli. Dovrei... In pratica, se si vuol sapere di più della storia, del gioco, di quello che è successo nei vari luoghi, si prendono quei ricordi e si scopre. Figo. Neanche a me, onestamente. Peccato perché ci abbiamo trovato anche i pirati dentro. Tanto Steam mi ha sbloccato un achievement, non so se lo vedete, quindi ve lo dico. Un'altra vita. Good job, Nara. Thank you. Che cavolo di figata è questo? Premi LS per avviare il motore subluce e coprire lunghe distanze. Sublight drive still works. Sta vibrando come un pazzo il controller. Nara.
fortune anywhere else. I'm not leaving, Stager. Good. Things here might change. You're expecting trouble? Just come over and we'll talk. I'll see about that. Oh mio Dio. Ma guardate voi che razza di dettaglio che non hanno tirato fuori graficamente. Ma che bello, cavolo. Ma che figata assurda. Hey, dimmi. I could use some help. Come? Understood. Dai, ci siamo là, aiutiamo volentieri. Nora, you came. No. It's a quick delivery, but I feel safer if someone like you could wash my back and handle things. Sounds okay. I'll pay you. Aiuta a non adesso. Ma sì, facciamolo, scortiamolo, no? All right. Where to? Sandwich outpost. It's not that far. Quale sarebbe? Questo il trasporto, perfetto. Stiamo attenti a non andarci contro, magari, Ale. Didn't you work at the Enclave? Yeah, I fixed that ship of yours a few times, but I left after it. Well, I still owe Sav. Cioè, questa è una cornice, ragazzi. Business is good, but I lost some credits. Oh, the damn game was rigged. And now you owe the pirates. I'll pay them right after this delivery. I see. Va bene, grazie. Dobbiamo passare dentro a questo coso per caso? Sembra un'autostrada. Vi giuro, sembra una sorta di autostrada o qualcosa di simile, una figata. Un po' troppo forte, frena, 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 ci stiamo perdendo il carico. Ok. Found you. I have your credit. Almost. I just need to... That story's growing old. Hey now. Or... Nora, can you maybe... Sì, va bene. Salda debito, ah. Okay. I'll cover your debt. Fine with me. Quant'è? We'll see you, Azan. Always welcome to join us for another game. Thanks, Nora. Di niente. You owe me now. I know. My cargo's still at the Enclave. It's yours. Follow me. Zitti, zitti, quatti, quatti. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo aiutato anche una persona. Ma anche sì, ma sì. Ma cerchiamo di riscattarci dagli assassini a tutti gli effetti che eravamo. Perché mi sembra anche giusto. Evitiamo magari di passare dentro a quelle cose, se per, a meno che non ci passi anche lei. Ok, in questo caso sì. Vedo che ci sta andando. Right, you shouldn't stay out in the open. Cavolo. Siamo un pelo troppo rapidi per quel trasporto. Bellissimo. Cioè, non avete idea della sensazione di velocità che vi dà il controller? Voi lo vedete, ma la sensazione di velocità col controller alla mano è veramente spettacolare. Area scoperta, l'enclave. Ma sarà a mondo aperto in questo modo, perché... We made it. Freno! Here, it's what you covered, plus my cut from the delivery job. Grazie per i crediti. Thanks. If I pay Sav, I might get my old job back. Maybe. If he decides to trust you again. Io ho seri problemi con le frenate, di sto gioco. Allora, c'è un problema. Aspettate che... appunto. Volevo sapere quello, dov'è che dovevo andare, perché stavo allontanandomi per cercare di capire dov'è che dovevo atterrare da qualche parte, perché dovremmo atterrare, quindi ho detto scopriamolo insieme, perché altrimenti è un casino. Ale? Premiamo A. Bene così. What's the real story? Why those energy cells, Sav? We've had a lot more refugees lately. Things are shaking up back in cult space. You're preparing for a cult attack? Could be nothing. Keep this between us.
per chi se lo sta chiedendo, anche l'NVIDIA DLSS, detto correttamente, impostato su qualità, quindi proprio siamo a palla, gli hangar ti consentono di acquistare nuove armi, modifiche per la nave e upgrade, oltre a cambiare l'armamento. Man mano che avanzi nella storia, gli inventari delle stazioni si arricchiranno con equipaggiamento migliore e più vario. Puoi trovare hangar a cui attraccare sparsi nei diversi sistemi di Chorus. Una volta scoperti, vengono segnati sulla mappa. Grazie. Quindi che famo? Sistemi centrali, struttura nave, frammento di scafo, ok. E perché mi dà zero? Cioè lo stiamo vendendo, no? Cioè se io lo clicco, che succede? Ok, ci siamo passati dal 2. Ho visto che non costava niente, quindi ho detto facciamolo. In pratica ci hanno aumentato di 100 i punti salute, PS, i punti vita, dai. I punti scafo in questo caso. E questo è un frammento di scudo che aumenta lo scudo di 25, però costa 800. Noi non abbiamo... Abbiamo 125 crediti, obiettivamente. Quindi potremmo anche decidere di aumentare qualcosa come le armi, ma anche no, perché costa 2000. Artiglio feroce. Questa è quella che abbiamo. L'artiglio è una Gatling di ottima qualità con una cadenza di fuoco senza pari. Ve lo lascio qui un attimo, se volete leggerlo almeno potete leggerlo da soli. Sto confrontando un po' le due armi. Questa aumenta di brutto le statistiche, ma diminuisce di brutto anche il tempo di surriscaldamento. Proprio di brutto. Ok. Da 5 a 3, quindi si surriscalda più facilmente, se non ho capito male. Poi vedremo un attimo. Qui abbiamo degli upgrade difensivi, tra cui i deflettori, è un mod. Stabilizzatore scudo, aggiunge 25 alla stabilità dello scudo. Defletterà più danni prima di consumarsi. Forti. Io per ora sarei per non prendere niente, praticamente, perché aumenta di 6% i danni che tutte le armi infliggono agli scafi nemici. Questo non è male, perché non so come spendere effettivamente il tutto. Aumentare il volo non sarebbe male, ma abbiamo sempre 925 e io ho un po' paura, onestamente, a spenderli adesso. Però potrebbero effettivamente darci dei vantaggi, tipo questo aumenta. Io aumenterei le armi, i danni alla corazza. Dai, vediamo un po'. Ok, dovrebbe equipaggiarlo al volo. Sì, allestimento mod, algoritmo predittivo. Perfetto, non abbiamo soldi per lo slot 2, quindi usciamo pure dall'hangar. Perfetto, perfetto, perfetto. Mi piace questo sistema di upgrade della nostra nave. Molto rapido, molto veloce. E via via, quello che ci hanno detto prima, possiamo trovare anche più upgrade, più cose disponibili dentro agli hangar, quindi sarà sicuramente un'ottima cosa. Di nuovo all'enclave, entra nell'hangar, l'abbiamo già fatto. Tipo? Ti pareva? What does Ree need? It involves a missing ship. She'll tell you more when you get there. Ok. Va bene. Guardate voi che spettacolo. Tiene premuto il rilascio per concentrarsi sul rituale della percezione. Per le attività secondarie. No, ma guardate voi. Cioè, abbiamo altre cose da fare. E mappa. Tutorial. L'universo di Chorus è vasto e puoi esplorarlo liberamente. Scopri complete attività secondarie per conoscere meglio il mondo e sbloccare potenziamenti potenti. Figata. Quindi abbiamo la mappa qui. Abbiamo la nave, quindi una specie di schermata riassuntiva della nostra nave. Le missioni che abbiamo attualmente. La mappa, eccola qui. Oddio mio, aspettate un attimo perché qui è un po' un casino. Noi saremmo... dove saremmo noi? Cioè c'è un punto, segno precedente, segno successivo, ripristina. Giocatore, LS, dove siamo? Siamo qui, perfetto. Ok. È che non me lo fa vedere perché molto probabilmente siamo dentro la stazione. Quindi, sì, vedete, c'è il puntino blu. È che siamo... Eccoci qua. Dovremmo essere questo puntino blu qui. Siamo dentro la stazione, quindi non riuscivo a vederlo bene. Abbiamo... un punto di interesse, un altro punto di interesse. Mamma mia, che bello. Che bello nel senso che è bello grande sto posto. Cioè sono tutte cose estremamente grandi. E poi abbiamo la maestria, schermata maestria.
La schermata maestria ti offre una panoramica di tutte le maestrie disponibili, dei tuoi progressi e dei tuoi bonus che concedono. Puoi far salire di livello in maestrie completando i rispettivi obiettivi. Ogni nuovo livello aumenterà il suo bonus specifico, rendendoti ancora più potente in combattimento. Se vedete lo schermo che ondeggia, non sono io, è il gioco che fa così. Man mano che avanzi nella storia verranno sbloccate altre maestrie. Ok. E quindi noi abbiamo il Gatling a livello 2. E ci aumenta... ci diminuisce il surriscaldamento dell'8%. Addirittura noi siamo al 4% momentaneamente. Al prossimo livello dell'8%, come livello massimo, abbiamo il meno 20%. Figata pazzesca. Ok, ok, ok. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Per questo... wow. Per questo primo episodio di Chorus ci salutiamo qui, fatemi sapere le vostre nei commenti, fatemi sapere se l'avete acquistato, se avete intenzione di acquistarlo, se vi piacciono i giochi spaziali, se avete mai giocato questo genere di giochi, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando ragazzi, ci tengo a parlare con voi, sapere la vostra è sempre molto importante per il sottoscritto. Lasciate un bel like al video se il video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social se volete darmi una mano a crescere come canale e noi ci vediamo alla prossima con Chorus.